Le coscienze si deve accattare entro questo comuscio. Comprendendomi, se questa corte Sant'Antino, una che sta andando con coscienza, non ci ha fatto nulla mai nessuno, invece uno che si è tappato un pacchettino fragoso, questo non pesce a diretto.
guardarlo e parlargli, non sembra neppure possibile che la sua esistenza sia incominciata agli inizi di questo secolo. Di carattere gioviale, sempre incline alla battuta, il viso sorridente, senza rughe, Nicolino Cavizza sorprende soprattutto per quei suoi capelli ancora neri, sui quali, lungo le tempie, solo da poco hanno incominciato a farsi strada i primi capelli bianchi. La prima domanda che viene spontanea rivolgergli, quindi, è proprio questa. Come fa a conservarsi così giovane? Lo so io, qualche cosa c'è nella vita, insieme, perché sono sui palchi e sto sempre allegro. Vado in campagna e canto sempre, anche in campagna. Sto sempre, appena esco fuori con la moto da qua, subito sono canticchiando, ecco. E forse quello, sono sempre allegro. Quindi questa è la medicina per stare giovane, cantare e andare in campagna. A me mi sembra che sia, non so, che mi giova a me, perché io, anzitutto, se rimango qua, faccio qualche cosa, non è possibile rimanere fermo. Quando vado in campagna poi non se ne parla, vengo con un appetito tremendo. E poi vado e sono sempre uscendo, si può dire, dalla scatola, là, mi sento sempre bene. Lì dove è nato, signor Cavizza? Nato a Polare. Abita a Codrongiano. Abita a Codrongiano, l'ho sposato a Codrongiano. Polare è un paesotto grande, molto più di questo di Codrongiano. Fa 7.000 abitanti, fa, no? E Codrongiano e Polare. Sono noti anche per aver dato molti nomi illustri al canto sacro. Sì, proprio dove è nato De Sole, anche, che l'ho lanciato io a De Sole, perché io cantavo una volta, no? Ho fatto 3 o 4 anni anche con Candida Mare, Compagnia Bella. Quando hai incominciato a imparare a suonare la chitarra? La chitarra, avrò avuto 8 anni, venivano a casa la gente, i clienti, diremmo così, a bere, no? A cantare. Lì Ploaghe è un paese, è nato il canto a Ploaghe anche, Ploaghe è un paese di, come Uthiri cantano tutti, anche le sedie cantano Uthiri, e così a Ploaghe le donne tutte cantano, che voci belle ci sono, perché tutto sono Giovanni. Allora io sono dedicato così, veniva certiduni che suonavano discretamente la chitarra, sempre il re antico, eccetera, no? Allora io dopo che si andavano, prendevo la chitarra io e suonavo quel re, per canto il re. Ma poi tutto l'altro mi è nato da me stesso, no? Tutto quello che faccio è nato da me, non è affare di che l'ho imparato, da chi l'ho imparato io? È la natura che magari me l'ha donata, lo so io, perché quello che so non l'ho imparato da nessuno.